amici di YouTube, io sono Mako e questo è Mako's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. Allora raga, intanto partiamo da una news, ovvero che io, il sottoscritto Mako, ha trovato un lavoro ufficiale e quindi volevo solo avvisarvi che in queste settimane sto facendo un po' di esperimenti per capire ancora quando potrò editare, barra registrare, barra dedicarmi al canale YouTube. Quali saranno insomma i miei nuovi momenti liberi dove posso dedicarmi a fare le reaction. E comunque io vi avviserò sempre su Instagram. In ogni caso oggi ragazzi siamo qui per andare a fare una nuovissima reaction. Ho deciso di andare a guardarmi il videoclip perché la canzone l'ho già sentita, però voglio assolutamente fare una reaction anche con voi della nuova canzone di Tini featuring Becky G e Anitta, un trio niente male, e la canzone si chiama La Lotto, che vuol dire tipo la lotteria. Io raga, cioè, sono già obsessed soltanto per il fatto che ci sono questi tre nomi. Soprattutto io sono sempre sorpreso dal fatto che Tini sia letteralmente passata da fare Violetta a fare reggaeton potente. Quindi io direi di non perdere ulteriore tempo perché sono molto curioso. E andiamo a guardarci il video, ma prima di farlo vi ricordo come sempre che se volete sostenere il mio canale potete farlo iscrivendovi oppure lasciando un bel mi piace. E se volete parlare con me direttamente potete farlo tramite social che trovate in descrizione. Direi che siamo pronti per partire, quindi let's go! Ok. Okay. C'è Tini che si sta truccando alla postazione make-up. Molto figa questo outfit. E i capelli all'Ariana, è totalmente bang bang Ariana. Qua invece no, è passata a un look più Beyoncé. Madonna questa parrucca, perché è una parrucca. È stata Dio. Quello che dice la gente non mi importa nada. Raga, niente, io in estate entro totalmente nel mood reggaeton. Io vi giuro che non la seguo tantissimo lei, quindi sono abbastanza sconvolto vedendo il suo after Violetta. Oh, Anitta! Anche lei vestita molto sexy. Lei è una queen, proprio al Coachella spaccato. Voglio strandarla a vedere. Viene anche a Milano, però purtroppo non vado. Mañana nos confessamos, mi fa morire come line. E se non ci pare se che pecamos. Mi dà troppo J-Lo vibes. Becky. Becky è la mia queen, raga. Da quanti anni io ascolto Becky G? Da tantissimo. Yes! Io penso di essere totalmente ipnotizzato da tutte e tre. Dai, coreo, coreo. Poi adoro che siano effettivamente tutte e tre insieme nel videoclip, che non è una cosa scontata, raga, Anitta. Tini, Anitta. Baggy. Wow. Allora, no, il videoclip devo dire che era praticamente tipicissimo dei videoclip latini. Le tre artiste dentro un club latino, circondate da ballerini, ballerine, chi più chi... Non riesco mai a dire chi più ne ha, più ne metta. Però sì, è un total mood da video latino. E ripeto, non so dirvi chi sia più bella tra le tre. Cioè, l'ultima volta che abbiamo visto un video del genere è stato con Pammi Muchachas, quella di Cristina Aguilera, che aveva anche lei il feat con diverse Latin artists. E il video appunto era abbastanza simile comunque. Ma qua ho apprezzato davvero tantissimo che fossero tutte e tre insieme, perché poi proprio l'inquadratura di loro tre con i vestiti quelli d'oro, che erano tutte quante in pandan, che facevano anche la coreo, mi dava l'idea di girl group, erano molto cohesive, quindi... figata, ci stava tantissimo. E poi ovviamente tutte e tre hanno avuto la loro parte da solista. La canzone in sé invece, anche se ha il tipico appunto pum, tum, reggaeton, devo dire mi prende tantissimo. Proprio appunto per questo fatto di Tini, this is how you escape from Disney Channel. Poi anche i lyrics sono mega nasty, adesso li vedremo insieme perché li riascoltiamo, però Tini, birbantella. Ok. Oh sì. Questa avrà sempre la nostra passerella. Stiamo facendo un putiferio. Quello che dice la gente non conta niente. Appunto stasera sembra che pecchiamo. E domani però confessiamo. Quindi brave, andate dal prete. Anitta. Io e Tini facciamo un casino tremendo più tardi. Tipo what?
ha praticamente il tipo ha vinto una lotto, cioè tipo ha vinto la lotteria perché sta con lei, no? Non ci pare che peccammo. Onestamente sì, è come vincere la lotteria stare con una di queste tre. È il drip de Gucci. Ho imparato da pochissimo che tipo il drip è l'outfit. Tenemos el honey. Tini tini tini. Non è una canzone latina se non fanno appunto l'outro con tutti i nomi. Si conferma una grandissima Latin track. Raga, che dire, questa qua era la mia reaction alla Loto. Io spero che non si sia notato che sono un po' di fretta, perché sì, questa è la mia pausa pranzo, io dopo devo tornare al lavoro. Io ho cercato di fare come potevo perché non voglio abbandonarvi davvero. Molto probabilmente prossima settimana però non riuscirò a portare qualcosa di concreto, perché è la settimana tipo del mio compleanno, del compleanno di mio fratello, è tutto un casino. Ma vi prometto che tra poco faccio uscire i vlog della mia vacanza, come sempre, come ogni anno, e andrò a vedere Lady Gaga, quindi ovviamente farò il vlog di quel concerto e quindi contenuti ci saranno. Nel frattempo io vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Seguitemi nei social che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao.